Voi da tempo sostenevate come unica via, ci stanno dando degli elementi di possibile e noi speriamo finale soddisfazione. Adesso, facendo questa scelta, torneremmo dal punto di vista logico e anche diplomatico internazionale a fare un errore. Non è una considerazione perché ci sono differenze tra di noi questo. Credo che sarebbe un errore procedurale. Se, come abbiamo chiesto già in Commissione, questo appello a ritirare e a presentare anche magari un ordine del giorno che ribadisce le nostre scelte e condiviso, noi sosterremmo l'ordine del giorno. Ma votare adesso questo emendamento è controproducente, anche contro la logica che abbiamo utilizzato in questo Parlamento. Grazie. La ringrazio. Onorevole Vito. Sì, Presidente, io probabilmente non sarei intervenuto su questo emendamento che pure se è mantenuto al voto il gruppo di Forza Italia voterà, se non fosse intervenuto l'onorevole Amendola, per riportare l'onorevole Amendola per la verità, un po' di verità su una questione così spinosa. Il primo ordine del giorno che la Camera votò all'unanimità per impegnare il Governo ad attivare l'arbitrato internazionale e tutte le iniziative per il rientro della Torre Girone era del dicembre 2013. Il Governo Renzi ha attivato l'arbitrato internazionale nel giugno del 2015, dopo un anno e mezzo di trattative perse con Modi. E mentre chiedeva al Parlamento italiano il silenzio e l'unità, Massimiliano Latorre ha avuto un ictus in India, mentre Renzi trattava con Modi. E quello che è successo quest'estate è che Salvatore Girone ha avuto un attacco di dengue, che le analisi hanno mostrato una sua perenne positività e che è tuttora esposto in India al rischio di danni permanenti in caso di un secondo attacco. E a mie due interrogazioni il governo italiano non ha ancora spiegato perché non ha chiesto il rientro per motivi di salute di Girone, cosa che sarebbe stata concessa anche al di fuori della sospensione dell'iniziativa giudiziaria chiesta dall'AIA dopo che noi finalmente, dopo un anno e mezzo che il Parlamento chiedeva l'arbitrato, il governo Renzi si è atteso a farlo. Quindi il problema non è questo ordine del giorno e la nostra partecipazione o meno alla missione UE, che è un fatto marginale. Il problema è che il governo non ha rispettato la volontà del Parlamento. Ho ricordato dicembre 2013. A gennaio 2014 l'allora sottosegretario Rossi venne nella missione da noi guidata in India da due Marò, quattro commissioni parlamentari e chiedemmo la stessa cosa. A giugno 2014 avevamo per la prima volta in videoconferenza i due Marò. A settembre rifacemmo l'ordine del giorno, sino a quando, come ha ricordato l'onorevole Pini, passammo dagli ordini del giorno alla modifica del decreto con l'emendamento che impegnava il nostro Paese a uscire dalle missioni antipirateria se la vicenda non fosse stata risolta. La vicenda non solo non è risolta, ma l'arbitrato è stato appena attivato, durerà probabilmente anni e corriamo il rischio che a gennaio la Torre debba rientrare in India perché scade l'ultima proroga del permesso per motivi di salute. Ecco perché io dico al collega Di Stefano, non è vero che il merito non c'entra, non è più solo un problema di competenza Italia, India o Tribunale Internazionale. Dalla documentazione depositata dall'India è emerso quello che noi diciamo in quest'Aula da due anni e mezzo, la prova dell'innocenza dei Marò. Tant'è vero che l'India da quattro anni non è in grado di sollevare un capo di imputazione. E allora smettiamola di prenderci in giro. Abbiamo due nostri militari in gravi condizioni di salute, ingiustamente e legalmente trattenuti da un paese terzo e il nostro governo non assume le iniziative necessarie per il loro rientro. Ho presentato l'ennesimo ordine del giorno in tale direzione. Immagino che stasera o domani il governo lo accoglierà e immagino che ancora una volta la Camera lo voterà. Ma la situazione, ripeto, non è più accettabile. Se non fosse il grande senso di responsabilità, il grande senso di onore che stanno sopportando Massimiliano Latorre, Salvatore Girone e le loro famiglie, che dopo quattro anni di questa durissima prova continuano a mostrare attaccamento, senso dell'onore alla patria, alla bandiera, al loro essere fucilieri di marina. Mostriamo almeno noi, il Parlamento, che questo lo apprezziamo onorevolmente. Non prendiamoci in giro. Non prendiamoci più in giro, abbiamo almeno questo pudore. Ripeto, il punto non è l'emendamento, il gruppo Movimento 5 Stelle se lo mette al voto lo votiamo, immagino non passerà,
non è questo il punto. Il punto è che non sono state fatte tutte le cose necessarie per il rientro della Torre Girone, che il governo non le fa ancora, che l'abitato è stato fatto con grave ritardo per la vita e la salute di queste due persone, e che tuttora non vengono assunte tutte le iniziative, anche in sede internazionale e di comunità internazionale. Altro che missione, noi dovremo subordinare la nostra partecipazione in Afghanistan al rientro dei Marò, dovremo subordinare questo in Libia, in Siria, se il governo avesse a cuore la sorte dei nostri fucilieri di marina, questo dovremmo fare, come pure in un momento del dibattito si era ipotizzato, perché nessun paese democratico sarebbe il primo paese occidentale a contribuire alle missioni internazionali dell'ONU e sopporterebbe che due militari sono ingiustamente trattenuti da un altro paese mentre svolgevano funzioni loro regolarmente assegnate dal nostro Stato. Quindi voteremo a favore, l'ordine dell'emendamento si è mantenuto, ma ripeto, Presidente, la questione è troppo grave, troppo seria per essere sbrigata e risolta. Comunque abbiamo dato il nostro solito contributo costruttivo con l'ennesimo ordine del giorno, ripeto, mi auguro che il Governo lo accolga, ma la verità dei fatti, almeno in questo Parlamento dove siamo stati uniti andando da loro, credo che vada ristabilita. Bravo. Grazie onorevole Vito. Il governo chiede di intervenire, prego. Ho assistito e ho ascoltato con molta attenzione l'intervento dell'onorevole Vito e quello di chi l'ha preceduto. Credo che ci sia un punto innanzitutto da mettere in rilievo. Il governo ha sempre avuto a cuore la sorte dei due fucilieri di Marina. Il fatto che abbia avuto a cuore la sorte dei due fucilieri di Marina parte da due considerazioni. Innanzitutto ogni governo prende delle eredità, alcune le prende positive e altre le può prendere negative. Nel caso specifico dei due fucilieri di Marina noi abbiamo raccolto una situazione ed è evidente che tutte le indicazioni del Parlamento sono state quelle di andare verso l'arbitrato internazionale, ma onorevole Vito, proprio lei 2 minuti fa ha indicato che per l'arbitrato internazionale occorrono probabilmente diversi anni e allora io le dico che era giusto ed è stato giusto cercare in ogni momento di trovare una transazione con il governo indiano per cercare di risolvere questa situazione prima di avviare l'arbitrato internazionale. Abbiamo avviato l'arbitrato internazionale quando di fatto i riscontri oggettivi nelle relazioni diplomatiche internazionali ci hanno fatto capire che non c'era più spazio. Abbiamo avviato l'arbitrato internazionale e non voglio ribadire